tornati. Mi dovreste sentire. Datemi un cenno. Intanto il gioco sta partendo. Mi dovreste sentire. Se sì, ditemelo. Volendo, potete anche scrivere in chat che cosa ne pensate di Moonlighter, che abbiamo appena finito. Comunque, ripeto, un gioco abbastanza carino. Avrei giusto giusto aggiustato qualche piccola cosa qua e là, però. Gioco abbastanza carino. Allora, ci rituffiamo da capo nella Ishimura, giusto per andare un altro pochettino avanti. Allora, continua la partita. Salve, mi mancava sto posto. Non mi ricordo più che cosa dobbiamo fare. Allora, salve. Dov'è che dobbiamo... Mi scusi. Ah, ok. Isaac, sento l'aria contaminata persino da qui. Si diffonde più velocemente del previsto. Sto cercando di isolarla, ma non servirà molto. Dobbiamo buttare quella cosa fuori dalla nave. I reagenti che ti servono sono nel laboratorio chimico. Ti aprirò la porta una volta che sarai arrivato là. Bene, laboratorio chimico da là. Vabbè. Non mi ricordo più i tasti per correre. Vabbè. Ok. Per fortuna che la mia memoria muscolare mi aiuta. Si sente del rumoreggiare. No, no, io mi metto un po' più giù. Non possiamo caricare? No. Direi di no, sinceramente, però non... Sembra che abbiano riprogrammato le serrature di questo ponte di recente. Pare che dopo tutto qui non siamo soli. Qualcuno vuole tenerti alla larga da questa zona della nave. Bello. E a noi ci piace, a noi ci piace. Munizioni al plasma sono per la nostra pistoletta. Mi scusi. La nostra pistoletta, che cos'è? Multiraggio. Sì, lama al plasma, quindi ce n'è. No, non è vero. Sì, era lama al plasma. Ok. Prendi, prendi. Muovi. E muovi. Perfetto. Allora, andrei a salvare. Salve, questo è stato messo qui apposta per farci spaventare, ne sono certo. Comunque, dove dovremmo andare? Da qua, perfetto. No, vieni qua. Aspetta, aspetta. Dai, perfetto. Ricarica, ricarica. Che fa? Sfugge. Che fa? Si fa vedere e poi sfugge via. No, guarda questo. Fa gli agguati. Va bene. Certo che c'è un sacco di sangue squacquerume. In questa fase il bisbiglio praticamente è diventato l'uomo invece che donna. Salve. Là c'è dello schifo. C'è dello schifo.
Vediamo qua. Ok, non c'è niente. Qui possiamo potenziare qualcosa, ma mi sa che non abbiamo i nuclei. No, in effetti, i nodi non ce li abbiamo. Qui dovremmo utilizzare la stasi, probabilmente. Sì. Forse. Vabbè, continuiamo. Io l'avevo. Mi scusi. Che è? Che è sto schifo? Scusi, scusi. Basta. Che è sto? Oh, facciamo scherzi, eh? Abbiamo finito? Basta! E che cos'è? Carica, carica. Aspetta. Liscio, perfetto. Basta, ma quanti ne hai? Abbiamo finito? Oh. No, eh? No, so, devi partorire da capo. Chiedevo, non è che ti devi arrabbiare così tanto, eh. Ma devo andare qui con cattiveria. Basta. Non ho capito. Ma cicciano all'infinito questi o... Abbiamo finito? Oh. Che cos'è? Mo? Mi sono prosciugato. Vabbè. Sicuro? No, in effetti ci voleva una quaresima di... No, aspetta, com'è così? No? Ah, devo stare qua sopra? Va bene. Ci voleva una quaresima di munizioni, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Bene, allora, no, aspetta, aspetta, aspetta. No, che fa? Sfugge. Bello. Ok. Abbiamo finito le munizioni. Bene. Eh no, dall'altra parte mi dovevi... vabbè. Mi sa che abbiamo finito pure la stasi. Quindi... Aspetta, 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 aspetta. No, no, no. Siamo morti male. Siamo morti. Vabbè, ci riproviamo. Ci riproviamo. Allora. Eh sì, quello per forza lo devo uccidere perché sta proprio davanti alla porta. Però a sto punto io vado con l'arma un po' più cattiva. Così vediamo se con l'arma un po' più cattiva riusciamo. Perché ovviamente me l'ha rimesso da capo. Prendiamo qui munizioni. Stai carico? Sì. Vai, vai. Andiamo qua. Allora. Buon uomo. Aspetta. Qua. Olè. Andiamo con questo. Olè. Un attimo. Quanto c'è il braccio estendibile? Poi questo ci mette una quaresima a cambiare arma. Ah, lanciano gli schifi. Aspetta.
aspetta. Dish, no, no, l'avevamo preso. Carica, carica. Dove sta? Dobbiamo migliorare un po' con la mira, sinceramente. Sì, questo me l'hai messo proprio qua, diretto. Olè. Abbiamo finito. Olè. Carica, carica. Proviamo magari con queste zampe a toglierle. Sì. Ah, questo l'abbiamo preso al volo. Mamma mia. Finito? Sì. Mi sa che erano le zampe che stavano ai lati che bisognava far fuori. Prendi. Dopo il fottio di armi che abbiamo, di munizioni che abbiamo buttato, mi sembra il caso. Ora verrà il piccolo sgorbio. Dai, fatte vedere. Là. E là. Ah, pure il terzo ti dobbiamo far fuori. Sì, ok. Carica. Allora, stavolta non sbagliamo. Perfetto, vai da qua. Se no, finiamo fritti. Questo che non si alza, giusto? Perfetto. Là c'è l'altro modulo di stasi, che a sto punto andrei subito a caricare. Qui ci stanno lastre. Si è incastrato, ok. Va bene. Olè. Corri, corri, corri. Perfetto. Sei vicino alla postazione chimica. Presi i reagenti, avrai bisogno anche di un campione di DNA del tessuto alieno. Vedrò di trovarne uno nei registri. Vabbè, fai tu, signorino. Io ho, diciamo, iniziato questa avventura in modo ignorante. Quindi vado avanti, sparo, vado avanti e sparo. Faccia lei. Faccia lei. Ehi, tu non ti riprendi, giusto? Giusto per sicurezza. Quello è bloccato, quindi dobbiamo andare da qua. Ascensore? Sì, ascensore. Vai, vai. Va bene. Che c'era? Piglia tutto. Registro personale, dottor Challus Mercer. Ora ho un soggetto vivente da studiare. Sono ansioso di verificare la teoria sulla rigenerazione. Il contenimento iniziale è stato problematico, ma ora il paziente è tranquillo. Si fida di me, dottor Kain. Ha messo la sua vita nelle mie mani. Oh. È consapevole del suo ruolo in tutto. Ah, no, questo è da... Mi sa che facevano degli esperimenti un po' troppo cattivi. E il buon uomo lì non mi ispira tanta fiducia. Per non sapere né leggere né scrivere, io mi ricarico. Ma sai com'è, giusto? Perché la prudenza non è mai troppo. Lì non si può andare. Elaborazione richiesta. Attendere. Ah, ok, no, non mi... Composto antigenico completato. Rimuovere la capsula. Che cosa fai? La tua lotta per sopravvivere è ammirevole, ma inutile. Eppure continui a tentare. Riesci quasi a convincermi che la nostra specie possa avere qualche speranza. Soltanto io posso vedere che noi siamo morti molto tempo fa, solo che non l'abbiamo ancora accettato. Smetti di fuggire, di lottare. Il nostro futuro, il tuo futuro, il futuro della nostra razza finiscono qui. Lascia che ti presenti al figlio dell'umanità, colui che ci sostituirà. Mi scusi, tu perché stai dietro al vetro? Lavoro. È facile. È facile parlare quando... Dai, aprilo, che... che no? No, perché? Dai. Bello. Allora. Alle gambe. Alle gambe. Le gambe.
Le gambe. La zampa. Aspetta, 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 aspetta. Che questo ci mette una quaresima. Eh sì, ci mette una quaresima. Oh. È così, con cattive. No, non funziona. Non funziona. Aspetta, 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 aspetta. Caricato un poco di vita. Mi sto a perdere. Aspetti. Ah, ok, è di nuovo prima, no? Dove devo scappare? Da qua. Magari dirlo prima sarebbe stato... Ok. Vabbè, mi sono portato un pezzo di coscia del buon uomo, però. Sarebbe stato gentile dirlo prima, no? Che mi hai praticamente fatto morire quasi, però. Però sento ruggire, grugnire. Mi servirebbe un po' di salute. Ah, da capo, no. Senti, la facciamo una salvata, perché... Ma mi sa che comunque quello lo dovrò affrontare e uccidere per forza, perché... Si sente che sta nell'aria ancora. Ok. Ok, però a me servirebbe un po' di salute, per favore. Ho anche un negozio, perché c'ho qualcosa da parte. Sì, sicuro, perché hanno comunque lasciato il ruggito. C'è qualcuno? Rispondete! Forza, Isaac! No, che sono sti co... No, aspetta, 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 che sono... Vuoi vedere che io muoio mo per sti schifi? No, non posso morire per sti schifi, scusate. Guarda qua. No. Abbiate pietà. Non posso morire per sti schifi. Cioè, con tutta la buona volontà, ma non posso. Allora, mi date un negozietto, un qualcosa, per favore? No, non è da qua. Bello. Che fa? Mi sfascia la nave qua. Beh. No, più che la stasi a noi serve salute, però. Eppure munizioni, perché non ne abbiamo. Stiamo iniziando a pagare un po' il peso della scarsa di mira. Scarsa di mira, scarsa. Piglia, perché può essere utile. E... Beh, io non ho... Sì, Steven, sì, tu hai perfettamente ragione. Questo è un segno, cioè ci sta seguendo. Non mi piace, no, manca a me. Ho bisogno di trovare un campione di DNA della materia organica. Secondo i registri c'è un campione inerte in terapia intensiva. Un certo dottor Mercer lo stava studiando, a quanto pare. Sto cercando di contattare Hammond, ma ricevo solo disturbi in risposta. Devi fare in fretta, Isaac. Ma non vedi che sto collassando? Sembra che mi sono fumato 50.000 sigarette in un colpo solo, sta... Guarda qua. Poi sicuramente me lo ritrovo sto schifo, cioè... Mettetevi nei miei panni. Allora... Ah, non ci abbiamo... Ok, allora prendi... No, no, non vendere. Muovi. Muovi e muovi. Acquista. Acquista, acquista, acquista. Medikit. Ah, pure uno ne possiamo prendere. Aia. La vedo durissima, signori. Ma questo è tutto? Bene. Bene, proprio qui dove sta il buco.
Mi piace. Piatto ricco, mi ci ficco, signori. Carica tutto perché penso che moriremo tantissimo. E anche male. Cioè questo sta qua. A parte che sta il buco come l'altra volta dove stava il tentacolo. Però ah, da capo tu. Certi amori fanno dei giri assurdi. La tua persistenza mi sorprende. Arranchi senza mai darti convinto, fino all'ultimo respiro. Ti aggrappi a ciò che un tempo era il tuo mondo. Ora, però, appartieni ai figli. Sii lieto di sapere figli. Che la tua morte porterà alla loro nascita. Figli. Ascolta, riesci a sentire? Arriva. Dì le tue preghiere. So io di chi sono figli questi. Comunque, a prescindere. Che mi devo mettere per forza in mezzo alla stanza? Se no non viene il... Ah, ora mi ha aperto la porta. Che sta qua? Cioè che... Bello. Ci piace. Ricarica l'ossigeno. Buon uomo, scappa. Scappa. Piano, piano. Prendi tutto quello che puoi prendere. Piano, però devi correre. Però devi correre tantissimo, devi correre. Devi correre tantissimo. Sta vomitando pure questo. Mi sa che la corsa non è il suo forte. Ma comunque non so dove andare. Mi sa che lo devo per forza un po' gambizzare. Ah no, ha messo... Ha chiamato i rinforzi, non vale. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, almeno... Ma siamo sicuri che non lo riesco ad uccidere? Sì, l'abbiamo ucciso. No, no, aspetta, 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 aspetta. Non so che... Aspetta, aspetta. Cambia arma. Cambia arma. No, ok. E che devo fare? Mi date una mano, per favore. Forse devo staccare quello. No, aspetta, 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 aspetta. Aia. Vabbè, ma questa è cattiveria gratuita. È cattiveria gratuita. Questa è cattiveria gratuita, cioè. Si può anche discutere, non è che i problemi bisogna per forza conciliarli così, cioè mi sembra... Sì. Comunque, mo, prima di andare... Allora, qua non ci sta apparentemente niente. Non so che cosa fare, sinceramente. Nel senso, tu mi dici che dovrei andare da là, ma la porta è chiusa. Quindi, Sì, vabbè, ma se ci metti pure gli amici e io già sto in situazione critica. La cosa brutta è che io non so che cosa fare perché non posso prendermi altri medikit perché non c'ho soldi. Però non so come fare soldi, quindi nel caso dovrei vendere cose. Può essere, però... No. No. Sono ufficialmente bloccato. Bello, bello, bello. Sono ufficialmente bloccato, signori.
Quindi Non sentire di smarmellare. Esatto. No, ma più che altro, ripeto, il fatto è che non ho praticamente salute. Quello non lo si può uccidere. E non ho capito da che parte devo correre. Perché se io capissi da che parte devo correre. Perché dovrebbe essere sta porta. Aspetta. Moriamo da capo male. È questa porta, ma io come faccio ad aprirla sta porta? Mister. Vabbè, ma. Cioè, non occorre. Cioè, e questo è il brutto. Mi sa che sono stato leggermente poco lungimirante prima. Perché è un po' così. Non ho capito mo come fare per aprire sta porta. Un attimo, e dai, fammi respirare. Che poi vengono pure gli amici. Che tu non sai che caspita devi fare. Cioè. Che sputano pure gli amici. Non è che sta qua qualcosa? La morte sta qua, la morte sta qua. Allora, io non so veramente che cosa fa. Però questa volta ci hanno cambiato prospettiva. Ci hanno dato un'angolazione un po' più particolare. Va bene, va bene. Moriremo tante volte, l'avevo già detto. Però è po' troppo. Vabbè, ci riproviamo, però finisce ogni volta allo stesso modo, perché non so che caspita. Che cosa, dove caspita esce da? Perché qua ci danno l'ossigeno. Salve. Allora. Toh! Scusi, mi faccia pensare un attimo. Questo che caspita devo fare? No, no, vabbè. Allora. Cioè io per andare là dentro, come devo fare? Domanda importante. Che poi magari la soluzione è pure stupida, però bloccato. Come faccio a sbloccarlo? Visto che non posso fare praticamente niente. Proviamo a gambizzarlo un attimo. Ok, almeno dovrebbe andare un po' più lento. Sì, vabbè. Prendi medikit, usalo. Usalo, ok. Vabbè, pure ste caccatine, no. Dalina. Dai, un 52 in faccia. Mannaggia la. Oh. Corri. Prendi munizioni. Fai quel che caspita vuoi. Non ci abbiamo due granatine, due bombe. Te no. Avete idee voi in chat? Mo vedo. Mo vedo. Perché effettivamente non so come sbloccarlo. Qua ci facciamo la nottata. Anche perché mi dispiace vedere ogni volta il buon Isaac morire male. Allora, andiamo con cattiveria. Aspetta. Ma no, ho fatto la stasi. Mannaggia. Comunque ho sparato e non ha funzionato. Avete altre idee?
Però poi guarda in camera, questa è proprio sfida. Io no, buonasera Ile, buonasera comunque. È triste sto fatto, cioè. No, non so dove andare. Qua non è che mi perdo qualcosa. C'è un nodo per dare elettricità. Qualcosa d'altro. E no, è per quello io. Mi sono fatto i giri, ma non ho trovato niente, anche perché quel coso azzurro può darsi che non funziona, quindi lo dovrei staccare e mettere un'altra cosa, però. A parte che con questo che ti corre avanti e dietro non è facilissimo. Perché là c'è il coso per l'ossigeno, quindi probabilmente servirà qualcosa. Questi non servono a niente. È solo scena. I don't such. I don't such. Perché questo se lo sparo così non fa niente. No. Così. Prendiamo bene bene la mira, magari. No. No. A prenderlo, non lo prende. Mi scusi. Ai piedi. Oh. Allora. Proviamo ad eliminarceli un po' tutti, vediamo che succede. Oh. Però ci metti una Madonna pure a scaricare. Ok. Dove stanno gli altri? Ok. Aspetta che sta questo qua. Madonna mia quanto mi sta antipa. Addirittura la rincorsa. Ma è la cucina discoteca? Non lo so, però è il nostro martirio. Stiamo tipo da ormai 10 minuti qua fermi. Un po' come Aldo Baglio. Non so come scendere o salire. Non so come scendere o salire. Venga qua. Allora, lo gambizziamo un attimo. Se ci riusciamo. Ok. Anche lei. Oh, almeno ti prendi un po' di salute. Questo lo gambizziamo nuovamente. Mannaggia a te. Corri, 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 corri. Allora, con calma. Carica nel frattempo, non puoi caricare. Vai con questo. Oh. Allora. Dove sta qua? Ok. Ma tu da dove sei cicciato? No, da dove sei cicciato? Sono andato là, però non c'è niente, tranne gli armadietti. E poi effettivamente sarebbe impossibile entrare lì con tutto sto casino. Non lo so. Non pensavo di bloccarmi in maniera così cattiva, in Dead Space, sinceramente. Perché qua ricarica ossigeno, quindi probabilmente c'è qualche cosa. Ci sarà a che fare l'ossigeno, forse? Non lo so, però. Vabbè, vieni da capo. Allora, corri. Core. Prendi i crediti.
Non possiamo neanche tornare indietro una volta che veniamo qua. Cioè, classica boss fight, boss fight. Scusi, basta, 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 va, va. Però carica pure la... Ok. Aspetta che ce l'ho uno qua dietro. Ah, è sempre sto cacaturo. No, vieni qua. Mannaggia la miseria. Ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Andiamo con questo. Ma tu già qua stai, ma... Ok. Va. No, va, fa il giro, fa il giro. Qualcuno continua a bloccare il protocollo della porta. Ah, tua madre. Ho bypassato la serratura. No, tua madre è pesantemente, cioè sta sulla statale, perché non la puoi fare prima. Apri sta cazzo di porta. Ah, per fortuna non ci... No, però tua madre sta un po', eh? Lo fa per passione, non lo fa per necessità tua madre. Cioè, io se fossi nel buon Isaac manderei tutto a quel paese e direi basta. Non c'è un qualcosa, un salvataggio? Aspetta, che cos'è qua? Qua forse ci posso entrare. No, non ci posso entrare. Ah, mi serve il nodo. Ok. Vabbè. Signori. Per fortuna, almeno che quella parte... Quindi dovevamo soltanto sopravvivere. Non dovevamo fare niente. No, basta. Hai rotto le scatole. Ma porca miseria. Attefe. Vai via. Ah. Hai finito? Non ancora. Basta. E che cos'è? Abbiamo finito le munizioni pure. Bene. E pure di questo abbiamo finito le munizioni. Bene. No, morire per questo... No, ehi, aspetta. No. No. Allora. Allora. Mettiamo bene le cose in chiaro. Ame. Ame. Bravo. Ti sei messo una mano sulla coscienza, almeno gioco. Allora. Sì, però sentirmi questo che sta ululando non mi mette... Allora, bello. Dai, su. Quest'altro ci volevo. Beh. Qua. No, aspetta. Dai. Olè. Olè. Dai, t'ho preso. Fare il furbo. Ma comunque non avremo munizioni, cioè. Ok. Dai, su. Ok. Basta. Oh. Abbiamo finito tutto. Cioè stiamo proprio a secco. Prenditi sto medikit, perché per favore. Tra un po' vomita l'interiora. Cioè abbiamo un po' di soldi, quindi nel caso possiamo recuperare qualcosina. Comunque quel mostro così. Ma tu sei il grandissimo figlio di Nutria che ci sta rompendo le scatole? No, è un altro. Scusi, signori. Per non sapere le... Ah, non la posso uccidere? Signori. 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 Signorina. Che c'è? Vabbè, sappiamo che mo ti suicidi, fai qualche cosa. Vabbè, ciao, signori, fai quello che vuoi. Ricarica ossigeno. Non ci serve. No, non lo posso fare. Prima ho sprecato l'unica munizione che avevamo per la pistola. Quindi soffre in silenzio la signorina. Ma c'è una via d'uscita. Dove caspita devo andare? Indietro?
Ma come indietro, scusi? Un attimo, mi sto a perdere. C'era una porta. Ah, stava qua la porta. Vabbè, signori, mi dispiace, io ti ho voluto. Ti volevo abbattere, ma non. Non me lo consente il gioco. Allora, abbiate pietà un attimo. Fatemi salvare. Fatemi salvare. È amara e non poco la situa. Ok. Ufficio del dottore. Dottore. Bello. Ci si divertiva qua, eh? Complimenti. L'arredo è un po' brutto. Però ci si può lavorare. Prendi tutto quello che puoi prendere, perché così alla cieca prendi tutto a prescindere. Registro personale, dottor Challus Mercer. L'esemplare continua a rispondere bene agli esperimenti. Robustezza ed elasticità cellulare sono notevoli. Il dottor Kynan, sono certo, non approverebbe. Ma non voglio pensare a questo, dato che il buon dottore è al momento occupato con il marchio. Come se contasse qualcosa. È rimasto vittima della demenza che ha colpito la colonia. Giusto ieri mi ha detto di aver parlato con sua moglie. Solo che Amelia Kynan è morta da anni. Il soggetto si sviluppa senza tregua. Pazienza, presto sarà il tuo momento. Presto. Ok, presto. Spero che non arrivi il nostro momento, perché... Bello, sta testa. Vabbè, Aggiunta campione 9797 al composto chimico. Richiesta miscelazione. Abbiamo fatto. C'è niente qua. Obiettivo completato. Ci sei, Isaac. Finisci di miscelare il... Ora basta, è troppo. Accetta il tuo ruolo nel progetto divino. Riconosci la tua estinzione. Ma perché? Avaria del supporto vitale. Chiediamolo a Esco. Decompresso l'intero ponte e mi sta escludendo da quei sistemi. Tutta l'aria è stata dispersa nello spazio. Dovresti riuscire a riattivare tutto dalla postazione della sicurezza. Ma non hai molto tempo. Ok. Buono, mi dica che devo andare là dentro, per favore. Dove sta quello? Perché quello ovviamente... No, questi schifi, basta, da. Abbiate pietà, no, morire per questi schifi, no. Sta iniziando ad essere un po' frustrante la situazione. Anche perché non c'ho munizioni. Va bene, va bene. Sì, fai quello che devi fare. Miscela. Andiamo qua. Ci sei, Isaac. È affondato, ci sei. È troppo. Accetta il tuo ruolo nel progetto divino. Riconosci la tua estinzione. Guardali là, i bastardi. Escludendo da quei sistemi, tutta l'aria. Non c'ho munizioni. Dovresti riuscire a riattivare tutto dalla postazione della sicurezza. Ciao, ci siamo. Il problema non è il tempo. Il problema sono le munizioni che non c'ho. Vabbè, dattela, dai. Sti quattro schifi, ce la facciamo a toglierci. Ok. Madonna. Dove sta questo? Eccolo là. Ricaricati l'ossigeno giusto per... Datti. Veloce ti devi dare pure. Veloce. Ma scusa, ma non si ferma là? No, non si ferma là. Vabbè. Allora, mo facciamo da capo la miscela. Ci togliamo da capo gli schifi. Aggiunta campione 9797 al composto chimico. Richiesta miscelazione. Sì, almeno questa volta è stato più veloce ad uccidermi. Dai, veloce.
Ci sei, Isaac. Finisci di miscelare il... Ora basta. Non si può skippare l'audio, il dialogo, per favore. Abbiamo già dato. Allora, vediamo se li driblo così. Olè! Che diavolo era quello? Decompresso l'intero ponte e mi stai escludendo da quel... Ah, ma qua stanno i rinforzi. Dovresti riuscire a riattivare tutto dalla postazione. Corri, datti. Non ho molto tempo, non ho tanta vita, non c'ho un cacchio. Veloce, vai via. Vai via. Oh, dai. No, dai, bello. Ok. Dove devo andare? Da qua. Ok. Da qua. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un po' la... Hai quello che ti serve per preparare il veleno. Torna al laboratorio chimico. Qualsiasi cosa tu voglia fare, falla in fretta. Non riesco più a respirare. Sto perdendo il segnale, Hammond. Adesso vedo di passare su... Ah, merda. Ho perso il contatto. Cercherò di localizzarlo. Devi assolutamente miscelare quel composto. Sì, ma con calma, visto che è l'unico che si sta facendo un po' il culo. Allora. Con i nostri bellissimi 3500 crediti, io direi di prenderci un po'. A parte che qua abbiamo munizioni. No, non abbiamo munizioni. Ok. Energia al plasma è quella che usiamo di più. Sì. Sì. E basta. Manco un medikit possiamo prendere. No. Possiamo prendere. Vabbè. È stato piacere. Come siete umani, gentili. Dove dobbiamo andare? No, no, no. Ho sbagliato tasto. Con calma. Da qua. Questo sta a carico. Questo mo carichi. Metti da qua che ci serve un po' di più. Abbiamo soltanto 6 munizioni, quindi con calma, eh. Beh, non fatemi venire gli schifi ora, per favore. Lo vedi che tua madre poppa il drac. Fai da capo. Dai. Io lo so che ora passo e si chiude. Là. No, per fortuna no. Ok. Il rapporto di un superstite indica che un'enorme creatura è entrata nel ponte idroponica dall'esterno della nave. Per questo l'aria ha iniziato a degradarsi. Il superstite l'ha chiamata Leviatano. Allora, già uno che si chiama Leviatano, cioè un mostro che si chiama Leviatano. Io mi... non lo so, farei i fatti miei e basta. Perché il Leviatano è una cosa abbastanza grossa. Potremmo andare qua ora, mi sa, giusto? Complimenti però al... a questi aiuti sempre utili. C'è qualche cosa? Là sta l'ascensore, però dobbiamo andare da qua. E andiamo da qua, dai. Allora. Perché non mi sento al sicuro? Non lo so. Ah, qua è dove è cicciato prima il coso. Prendi il nodo energetico. Prendi i crediti che ci siamo lasciati prima. Qua che sta? Lo schema. Anche se però non so a che cosa ci possa servire. Vai. E attendiamo. Siete stati veloci. Inizio ad ammirare la tua tenacia per quanto fuori luogo. Penso che dovresti vedere l'intero progetto. Non rifiutare le offerte dell'unica mente. Meriti di essere testimone almeno. Vabbè. Però il buon uomo fa il bullo quando non si trova a contatto con il mostro. E così siamo bravi tutti. Invece tu ti devi trovare a contatto con
quell'ammasso di schifo che si rigenera come neanche Junior saprebbe fare. Salvataggio, salvataggio, salvataggio. Cosa buona e giusta, salvataggio. Visto che sta iniziando a diventare ardua. Vai, vai. Qualcosa di utile. Mi servirebbe un kit medico, un qualcosa. Vabbè, munizioni. Prendi le munizioni. Non fare il timido. I crediti possono essere utili. Altri crediti. E altre munizioni. Vabbè. Andiamo con cattiveria. Salve, buon uomo. Ma io non penso che queste vetrate siano infrangibili. Ma se lo uccidessi? Ora forse capirai. Ecco. La mia opera deve continuare e continuerà. Io, il dottor Challus Mercer, sarò il catalizzatore della salvezza delle specie. Questi esemplari torneranno sulla Terra con me. Io diffonderò la loro gloria divina sull'intero pianeta. In quanto a te, resterai qui con la mia creazione. Accetta l'inevitabile. Ma perché? Ma perché? Meglio soli che male accompagnati. Piano. Allora. No, se ci metti pure gli amici, no, per favore. Perdiamo l'amicizia, prima ancora di farla. No, piano, piano. Qua ci mettiamo un'altra vita e mezza. Vabbè, ma quanti me ne hai messi di amici? Aspetta, allora, quella camera ci deve centrare. Per forza. Siamo ritornati ad affettarci male, così. Vabbè, penso che me lo sognerò la notte per tutte le volte che lo sto vedendo. Sto schifo. Allora, sicuramente centrerà qualcosa la camera che sta sopra, questa. E quindi, siccome io c'ho la, cioè mi dà la ricarica della stasi. Così. Che devo fare? Ah! Zitti, 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 che forse ce la siamo scansata. Speriamo di non avere più a che fare con quella cosa. Tu mo. Sono E io riuscita che a devo dire? rimuovere il blocco di Mercer. C'è una stazione di trasporto secondaria lì vicino. Ti porterà all'idroponica. Speriamo di essere ancora in tempo. Allora, a culo e a fortuna sono riuscito a trovare la quadra. Qui dentro c'erano cose, ma sinceramente non mi va di affrontare questi cosi. Più che altro per non sprecare munizioni. Quindi, dato un piacere. Rapida. Tendenzialmente indolore, però è stato un vivissimo piacere. Allora, vado un po' con calma perché secondo me me lo trovo davanti qualche bestio. Ah no, forse è finito il capitolo. Ok. Bene, bene. Sta qualcosa sui crediti. E basta, solo crediti. Che è? Tutto schifo. Vabbè. Andiamo qua, finiamo il nostro bel capitolo, iniziamo, diciamo, il sesto, anzi, la prossima volta inizieremo il sesto. Perché ho raggiunto il limite di frustrazione per oggi, perché mi ha messo abbastanza a dura prova. Sì, salva. Diciamo, tutte le energie che avevo immagazzinato per il finale di Moonlighter, le ho spese tutte qua. Proprio così. Va bene. Comunque, signori, come detto, inizieremo il capitolo 6 la prossima volta. Sperando di avere un po' più di fortuna e soprattutto un po' più di equipaggiamento. Perché se dobbiamo continuare così la vedo malissimo.
Come al solito, oltre vabbè, a ringraziarvi come ho detto prima, vi invito a seguirci sui nostri social, dove scriviamo ogni volta, diciamo, volta per volta le live. E niente, grazie ancora per la compagnia e ci vediamo alla prossima. Io quasi quasi vi manderei dal buon Rob McQuack. Non so di che cosa starò parlando oggi, ma sicuramente sarà qualcosa di interessante. E niente, ci vediamo alla prossima allora. Buona serata a tutti.